Eccoci qui. Quante opportunità abbiamo perso per non conoscere almeno qualche lingua? Vero? Ale, cosa dici? Jerry, cosa dite? Jerry, und wie viele Möglichkeiten habt ihr verpassen, da ihr keine Sprachen sprechen könnten? So, guys, welcome back. So, how many times did you lose an opportunity to talk to someone just because you couldn't understand each other? Oltre alle lingue, è anche molto molto importante conoscere le regole dello stile. E noi qui siamo insieme a voi proprio per approfondirle. D'accordo, Es ragazzi? ist nicht nur wichtig, die Sprache, aber auch den Stil, oder Jerry? Yeah, guys, so languages apart, we're here to give you some tips to look like gentlemen, you know what I mean? Yeah. E oggi parliamo di una cosa veramente, veramente importante. Worüber sprechen wir heute? Di una cosa che pochissime persone conoscono in maniera approfondita, anche se dovrebbe essere la base della conoscenza dell'eleganza maschile, i grandi classici della cerimonia. So guys, today we're talking about something very, very special, and I know maybe some of you guys know it, but not everyone knows it. So we're here to give you some tips about the classic ceremony suits. Yeah, you can just understand about what I'm wearing now. So we're gonna talk to it very, very soon. Wir sprechen über den klassischen Abendanzug, wirklich. Vi raccontiamo un segreto che anche tantissime persone che lavorano nella cerimonia da tantissimi anni fanno degli errori in questo e invece noi, tutti noi pubblico cleofe finati, impareremo quelli che sono gli abiti che veramente rappresentano il classico della cerimonia maschile. E allora quali sono? Lo smoking, il tight, il frac. Yeah, you Es heard it. gibt so viele Geheimnisse über die Abendanzüge und es gibt auch Fehler bei Experten. Also Abendanzüge sind der Frack, sind der Cutaway und der Smoking. Guys, so I think you heard some words because much of them are English words. So, talking about the classic ceremony suits. Einfach für dich. Yeah, I'm so happy. So, we're talking about the morning coat that the smoking or the tuxedo, as some of you call it. We're talking about the tailcoat. And the last one, but not the least, we're talking about the tie. Yeah. Iniziamo dallo smoking. Lo smoking, adesso lo raccolgo, eccolo qua. Lo smoking è proprio la giacca. Lo smoking dipende proprio dal cosa significa come traduzione. Tu che sei il maestro di. Rauchen. Yeah, so you English guys already know it. So we're talking about the smoking or the tuxedo. It's because I just want to say it before you do it. It's a smoking coat. Yeah, actually, yeah, it was born that way. So it was the coat they used to in some rooms where only smoking was allowed. So go. Allora nasce, sì, grazie. Nasce come proprio giacca da indossare praticamente dagli uomini, dai gentleman, quando andavano a fumare. Infatti, la traduzione è sintomatica, no? Smoking è proprio come dicevate voi, la giacca da fumo. Ecco che i gentleman nel XX secolo la indossavano proprio per coprirsi gli abiti e per non diciamo impuzzonirli dal fumo. So, es war die Jacke, die die Männer benutzten, als sie rauchten. Es war wie ein Wechsel, wissen Sie, so dass die Jacke immer sauber und nicht roch nach Rauch. Yeah, so just a few more words. So as I told you before, they used to, I mean, guys, gentlemen, actually in the 20th century used to wear the smoking jacket on their vests. Why? Because they didn't want to, I mean, had this bad smelling on them. Und sie möchten rauchen und die Gäste trinken, aber immer perfekt sein. Poi,
È proprio grazie a Edoardo VII, che fu il primo, il principe di Galles, che fu il primo, lui è proprio un personaggione per quanto riguarda proprio il rinnovamento dell'abbigliamento maschile, fu il primo a commissionare al suo sarto una giacca di questo tipo da poter indossare la sera. Wow, wir sind so dankbar, Edward VII. Er hat diese Vorliebe für bequeme Anzüge, aber immer sehr perfekt und tadellos, wie der Smokingjack. E poi nei prossimi video andremo ad approfondire proprio la conoscenza dello smoking, perché adesso dobbiamo andare a parlare di un altro grande classico della cerimonia, che è appunto il tat. Cutaway. Allora, vediamo, osserviamo la, la proprio la, la versione super super classica del tight, che appunto viene chiamata morning coat, perché a differenza dello smoky, questo è proprio l'abito da cerimonia diurna. Morgenanzug. Sì. Ma es muss immer vor 18 Uhr benutzen. Sì, so guys, as you can see, I've got just one on me, and we're talking about the morning coat. That's the tie, as we call it, and we're gonna give you some more details. It's actually a coat you wear in the morning, yeah? Formidable. Yeah, so. Allora, se noi osserviamo questo frac, ecco che, scusate, questo tight. Esatto, esatto. Adesso stavo facendo proprio l'errore classico che c'è sempre. Le persone spesso confondono il tight con il frac, che adesso, appunto, Alessia ci farà vedere, così lo vediamo insieme e riusciamo a distinguere esattamente. Questo è il tight, vedete, questo taglio a marsina, dove praticamente abbiamo in pratica non tagliato, cosa che invece il frac ha. Sono entrambi due abiti che vengono chiamati appunto capi con coda e capi a vita, ok? Però la differenza sostanziale tra questi due capi è proprio questo, che mantiene il davanti stondato, quando invece nel frac abbiamo il taglio. Poi nei prossimi video andremo ad approfondire perfettamente entrambi. E allora, questo è il morning coat e questo das invece ist der frac. Sehr ähnlich vorne und auch am Rücken mit diesem Schwalbenanzug sozusagen. So just a few more words, so we have the two coats here, as you can see. We've got the tight, and this is the tail coat. They all, I mean, both of them have their tail. Can you please show it? Yeah, just turn around. Just want to let you see. Yeah, so as you can see, both of them have the tails. The difference is on the front side. So as you can see, you've got this cap on the frac, and the tight has another one. Bene, diciamo che per il momento abbiamo imparato a distinguere appunto tutti gli abiti da cerimonia importante dei grandi classici maschili. Wir haben drei Anzüge, drei Eigenschaften und jetzt muss man lernen. So we got three of them. Here we have the tie, we've got the frag or tail, and we had the smoking jacket. So here, both three. And e poi abbiamo, adesso li mettiamo tutti giù, yeah. E come sempre reinterpretato le regole, perché conoscendole questo si può fare. Guardate Jerry quanto bello è con questo tight. Dankeschön, thank molto, you. Molto molto glamour. So as we say always, as we always say, remember to know the rules to break them. We've got this nice model on me and just turn it on. Wow, Jerry! Ma modish to sign. Bene. Allora, come sempre, possiamo insieme infrangere le regole quando le conosciamo. Giusto, ragazzi? Wir brechen die Regeln, da wir sie können. Remember, know the rules to break them. Thank you for following. Ciao! Ciao.